Questo materiale didattico sono offerti da terze parti non da TIC.Mil e hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di TIC.Mil non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC.Mil, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 72% o il 71% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TIC.Mil UK LTD e TIC.Mil Euro LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, webinar live, mercati aperti con me, come sempre, Tony Cioli Cuviani. Tony, se sei d'accordo, io andrei a fare un attimo una panoramica sulle news macro che ci aspettano, quelle almeno più importanti per la settimana, poi ti lascio la parola. Allora, oggi c'è l'indice dei direttori di acquisti del settore manifatturiero sul lato tedesco. E poi quello del settore delle costruzioni sulla sterlina alle 10:30. Ricordo che l'orario adesso con New York si è allineato, quindi adesso poi vedremo le news americane alle 14:30 e alle 16:30. Domani, sempre lato sterlina, il PMI e il settore dei servizi, quindi l'indice dei direttori degli acquisti, poi l'indice non manufatturiero sulla sterlina, scusate, sul dollaro americano. Poi mercoledì, comunque, diciamo che sono comunque tutti indicatori degli acquisti su un po' tutte le varie measure. Infatti, poi ci sarà quello di mercoledì sul canadese, le scorte di petrolio giovedì, mercoledì sempre sul dollaro, e giovedì un po' tutte le notizie macro riguarderanno la sterlina. Venerdì, invece, variazione nel livello di occupazione sul lato canadese. Allora, vado a prendere la piattaforma e vediamo un po', tra circa 15 minuti apre il FTSE MIB, mentre il DAX quota, Tony, sul lato CFD siamo ovviamente sui massimi a 13.025, anche il Nasdaq 8.185. Vi faccio notare una cosa dal lato retail, per chi segue retail, che sul Nasdaq tutti i retail sono short e abbiamo il 98% delle posizioni ribassiste, un dato che è il più alto che ho registrato sugli indici da quando comunque seguo l'analisi retail. Quindi un po' tutti i toni stanno shortando il DAX, cioè il DAX, scusate, ma sono un po' influenzato, quindi stanno praticamente shortando gli indici americani. Quindi e sul Nasdaq, su questo indicatore, c'è il 98% delle posizioni ribassiste per chi opera a livello di CFD. Quindi questo non è un dato che viene preso solo da TIC.Mil, ma un po' su tutti i broker a livello globale che hanno i CFD sugli indici americani. Tony, cosa aspettarsi dal punto di vista un po' fondamentale questa settimana? Io ho avuto modo di leggere un tuo bellissimo articolo che hai scritto nel weekend. Vi invito tutti, magari chi non ha avuto modo di leggerlo, di andare sulla bacheca di Tony su Facebook per leggerlo, perché comunque è molto interessante. Tony, se ho capito bene il succo del discorso, praticamente gli investitori stanno sottopesando un po' quelle che sono le notizie negative a favore comunque di quelle che positive, dove ovviamente c'è liquidità sui mercati, quindi si tende comunque ad andare ad aprire posizioni sempre rialziste, proprio perché comunque i mercati sono liquidi e quindi c'è sempre l'opportunità di andarsi a rivedere nuovi massimi. Sì, è quello il discorso è che innanzitutto non è difficile, è impossibile fare previsioni perché i mercati sono per definizione imprevedibili, ma è altrettanto complesso, anzi, anche lì è quasi impossibile andare a fare delle valutazioni esatte, precise del perché un determinato movimento, no? Quindi ci sono le varie dispute,
tra analisti di mercato, come mi ritengo sicuramente anche io, perché le motivazioni che vengono fuori, a seconda di chi scrive, possono essere molteplici. Evidentemente c'è chi dice addirittura che non conta niente questo o quest'altro, c'è chi dice che conta, c'è chi si rifà al quarto ciclo, alla quinta onda, alla sesta cosa, che a novembre, a marzo doveva fare così e cos'ha, insomma, ognuno ha le sue teorie. Io sono estremamente convinto che alla fine va su semplicemente perché c'è un maggior acquisto, cioè gli acquirenti di equity, nel caso si parli di azioni o quello che volete, a seconda dello strumento di cui si parla, gli acquirenti sono maggiori a quei prezzi dei venditori e quindi si sale. E il paradosso di quello che sta avvenendo è che effettivamente, quando c'è un movimento di rialzo di borsa, i mercati finanziari non sono un'assemblea democratica dove uno alza la paletta e dice questa cosa è buona e quindi si sale, questa cosa è cattiva, quindi si scende. Andare a cercare per forza, e questo lo dico sempre, le correlazioni tra quello che succede e quello che è sbagliato, sia dal punto di vista sicuramente dell'analisi fondamentale, ma anche dell'analisi tecnica, perché che si dica, se uno parla prima in maniera chiara o dice se va a 23.000 può darsi che vada a 23.040, se invece buca 22.940 può darsi che si vada a 22.910, e a questo punto il discorso è ineccepibile, e il 60% dei commentatori che ha paura di esporsi fa poi questo tipo di ragionamento senza dare nessuna informazione, per cui chi non si espone non si sbaglia, mentre se uno si espone mediamente una buona parte ci può prendere e un'altra buona parte la può sbagliare. Questo è il frutto, e quindi per quello che riguarda me c'è un po' un paradosso, perché se tu vai a vedere le giustificazioni ufficiali di quello che sta succedendo, basta prendere un qualsiasi giornale dal Sole 24 Ore ai commenti delle persone più brave. Uno dice: attenzione, ieri sera il ministro del commercio ha parlato bene e dice che siamo ormai alla conclusione della fase 1 dell'accordo dei dazi, oppure Brexit si rinvia, si va alle elezioni e forse se non si va alle elezioni quindi si stempra la hard Brexit, cala di possibilità. Insomma, è un anno che si parla di due problemi, e questo è paradossalmente, essendo sui record storici assoluti, addirittura di Nasdaq e Standard & Poor's, ma anche Dow Jones, di fatto sul massimo assoluto, e sul massimo relativo ritroviamo addirittura il DAX sopra i 13.000 punti, cosa impensabile perché eravamo 11.5, addirittura 11.6 solo 4 settimane fa. E quindi, se uno va a fare oggettivamente, senza porsi troppe domande, il conto di quanto la risoluzione dei problemi è contata sugli indici, va a vedere che la risoluzione dei problemi è contata 10 volte o 20 volte quello che erano i problemi stessi. Cioè, se l'indice vale 100, faccio una sintesi, si scende a 95 perché Trump impone i dazi e l'economia mondiale sgangherata, e poi nel tentativo di risolvere parzialmente questo problema si sale a 120, evidentemente c'è una situazione paradossale perché si è cresciuto 25 nel tentativo di risolvere parzialmente un problema che aveva causato un gap di 5. La verità, lì c'è un po' di ironia, è che, e lì l'ha interpretato benissimo Giuseppe, c'è mancanza assoluta del processo di normalizzazione dei tassi e della liquidità che era stato intrapreso con Janet Yellen nel 2018, inizialmente da Jerome Powell, e vi ricordate tutti che si aumentavano sempre i tassi fino addirittura a dicembre 2018, 11 mesi fa. La politica economica americana era di normalizzazione, ovvero si voleva cercare di arrivare a dei tassi normali, sia dei Bund sia quelli ufficiali di sconto, e poi c'è stata la piroletta famosa di Powell e Trump, e hanno dato via di nuovo a questa escalation dei record. E quindi la verità è che
al di fuori dei giochini, delle interpretazioni che vengono date dai commentatori che giustamente provano a fare il loro lavoro, ma la verità è che i mercati risentono di questa liquidità enorme che va di fatto a forzare la domanda di asset di rischio, perché anche le obbligazioni non reggono più niente, quindi paradossalmente la risoluzione è un po' un giochino del problema, visto che c'è questa liquidità, si tiene qualche cosa quando c'è il problema, ma appena c'è uno spiraglio positivo si compra e si va a velocità doppia. E questo è quello che è successo e sta succedendo in questo momento nei mercati. Tant'è vero che mentre sto parlando abbiamo il nuovo massimo assoluto del future del Nasdaq 100, perché siamo addirittura a 8.193, poi ci arriviamo a qualche punto, saremo a 8.188-87 di CFD. Stesso discorso del DAX, siccome abbiamo i tassi negativi, qui dobbiamo diminuire qualche cosa. Future sarà a 13.025, indice sarà intorno ai 13.018-13.019, proprio perché gli interessi negativi a breve termine formano una sorta di backwardation finanziaria e quindi il future costa di più di quello che è il cash, mentre negli Stati Uniti d'America non c'è questo discorso per cui il future costa qualcosina di più, tanto impariamo qualche cosa che sempre costa qualcosina di più rispetto all'indice. E questo è il paradosso dei mercati. Adesso come cercare di risolvere la situazione? Qui si è creata, non dico una bolla, non dico una bolla, perché le bolle si creano le bolle, poi non conviene mai esasperare, io lo dico per esperienza, da chi sta dalla mia parte, non conviene mai in maniera furbesca lo faccio, essere catastrofisti, perché il catastrofista si brucia, se è sempre catastrofista va bene dirlo 6 mesi, se ci prendi per quei 6 mesi ti bei per qualche periodo, altrimenti poi vieni bollato come catastrofista e fai delle figure di merda, perché scusate il termine forte, però chi era catastrofista l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa, effettivamente basta, sbagliato, è meglio che stia zitto. E al tempo stesso anche imputare questo rialzo continuo a delle bolle. E poi rischi che se non scoppia niente, di fare un'altra figura barbina. Quindi bisogna essere al di fuori di tutti, sempre possibilisti. Ma quello che sta avvenendo, secondo me, non è una bolla, ma è una sorta di resa dei ribassisti. Resa dei ribassisti perché in qualche maniera, quando un indice eravamo solo al 1º ottobre, quando abbiamo fatto anche un webinar che iniziava ottobre e all'unisono, tra cui io, dicevo ottobre, statisticamente è un mese che è molto negativo e tutti tirano fuori. Poi il 1º ottobre è scesa, poi il 3 ottobre c'è stato l'ISM, l'1 ottobre ISM americano molto negativo, si è sceso, il 2 e 3 ottobre si è sceso, io mi ricordo che ero in treno che andavo a Investing Roma, che era un giovedì 2 o giovedì 3 ottobre, me lo ricordo, il 4 era la manifestazione, quindi giovedì 3 ottobre addirittura mise il FIB in acquisto a 21.090 long e me lo trovai perché fece addirittura 21.000. Adesso siamo a fine ottobre, 4 è passato un mese, siamo a 23.000, siamo a 13.000 di DAX, per cui 1.500 punti di DAX, 2.000 punti di FIB, record storico di tutti gli altri indici americani. E quindi vedete anche i commentatori dei primi di ottobre oggi sono nella parte opposta. Comunque, veniamo a noi, seguiamo come comportarci. Non mi voglio tirare indietro, come comportarci. Non è facile, non è facile avere delle idee in questa maniera, però purtroppo o per fortuna vale sempre lo stesso discorso, cioè nel senso, non dico tergicristallo questa volta perché qui c'è stato un cristallo che è andato sempre a destra nelle ultime 3 settimane e ti lasciava, se non nell'infraday ed eri velocissimo, ti lasciava effettivamente pochissime chance, però abbiamo degli indici che sono, secondo me, in perpetua salita perché ormai la forza dei venditori è esaurita, cioè bene o male chi ha dato, se qualcuno aveva degli asset
da vendere anche senza per forza shortarsi, e ha venduto in attesa dello storno. Gli shortisti li hanno massacrati e quindi evidentemente non c'è forza vendita. Quando finiscono i venditori, il moto dei mercati tende a essere questo, lentissimo, sempre crescente, finché qualche mano grossa vede un'opportunità, magari con un dato non particolarmente brutto, con qualche cosa, c'è un appiglio. Danno una botta a qualche livello e poi io so, quelli con cui parlo sono tutti, nessuno è short, però sono tutti pronti a shortare. Questa è un po' la filosofia. E quando nessuno è short o nessuno si short, è difficile presumere che il mercato possa scendere. E quindi mi trovo in questa situazione un po' ambigua, complicata, di commentare un qualche cosa dove effettivamente io ho pochissime idee, perché perseverare, dire e chiamare lo short così, senza un segnale così, tendenzialmente rischio di fare una brutta figura e poi di far sbagliare. Al tempo stesso, dire long, 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 perché in tutte le maniere non è nella mia indole, non è nella mia indole, per cui ci troviamo in questa situazione, in questo momento. Il future su FIB ha toccato i 23.000 punti, 23.055 punti, l'indice 45 punti, è molto molto interessante, la sto commentando con voi. Sì, Il 10 DAX. punti di differenza con il CFD cash di TQ1000 perché ha toccato 23.045. Sì, no, beh, l'indice è allineato, io vedo l'indice che è velocissimo, adesso siamo a 23.033, per cui immagino, ecco, vedo un pochino di volatilità, c'è stato il tocco a 23.000 e via così. Io personalmente in questo momento non ho fatto niente perché... Io ho messo sul DAX un sell a 13.035. Mannaggia, non me l'ha preso. Eh beh, è lontanucchio, Pensavo che 13.033. andasse a sporcare i massimi. Cioè, l'idea, vabbè, adesso è sceso di quanto? Una ventina di punti. Era quella di andare, che andasse a sporcare un po' il massimo e poi andare giù. In effetti l'ha fatto, ma non è andato a prendere l'ordine perché il massimo non l'ha sporcato. Vabbè. Sai, ma adesso siamo tutti lì che facciamo gli stessi ragionamenti, cioè non è che, cioè, l'idea di shortare non è un'idea trasgressiva, forse No, infatti è quello che la paura è mi proprio che sia un'idea generalizzata. Cioè, effettivamente qualcuno me l'ha scritto anche in bacheca, Fabio Gaudioso diceva ieri, Tony, quando ci sono, e l'hai detto anche te in partenza, onestamente, hai parlato addirittura di una percentuale sospetta, perché 98% short del Nasdaq è veramente tanto, e se poi mi hai detto non sono solo quelli di TICMIL, ma di un gruppo di CFD, 98% è un dato clamoroso che lascia riflettere per quanto... Poi non credo che, insomma, 98% vuol dire che sono long solo le istituzioni e li prendono per il sedere ai retail. Cioè, sono tutti long loro, poi quando trovano un retail che va short, adesso ci pensiamo noi a fargli la festa. È una percentuale drammatica, se fosse veramente Purtroppo confermata. è un qualcosa di molto oggettivo che io sto verificando, soprattutto anche sulle valute dove i volumi sono maggiori rispetto a... Ma io sto parlando sempre del mondo CFD, quindi non di mercati regolamentati dove ovviamente ci sono volumi diversi, però se andiamo a prendere quel campione statistico, su quel campione statistico ci sono quelle percentuali. Che poi io credo che siano molto verosimili anche a quelle su mercati regolamentati, perché comunque io anche tra i vari analisti opinionisti non so se il discorso è che vedere comunque un indice sui massimi è più facile anche per gli analisti dire da qui si avrà un respiro piuttosto che dire no, guarda, continuerà a salire, perché ovviamente giocano un po' su questo fatto che vederlo sui massimi e dire guarda,
scenderà, prima o poi ci azzecchi, no? Quindi è molto più facile magari fare questo Non tipo di. so, però io oggi sono più cauto, avrei detto sì, cioè più cauto perché a parte che ti seguo con quell'analisi retail che fai, è bene o male dà delle indicazioni statisticamente valide, nel senso che se fai il contrario, statisticamente ci prendi. Però mi hai parlato addirittura di un 98% che è drammatico, ma che 98% adesso ne compro io tre apposta per rompere la statistica e diventare protagonista, insomma, il 98% è drammatico, sarebbe drammatico, evidentemente sono anch'io convinto che si arriva. Hai per caso, Giuseppe, la stessa percentuale sul DAX, sui retail short? Sarebbe interessante anche questa, se ce l'hai, o sul FIB, o ti limiti agli indici americani. No, allora su DAX dovrei anche averlo. Vediamo, adesso lo metto. Vediamo. Siamo curiosi, intanto tanto commentiamo ora che cerchi, perché è effettivamente. Però, insomma, qual è il modello comportamentale in queste situazioni? Qual è il modello comportamentale? Il modello comportamentale è quello che se te ti trovi, se ti trovi short, di non di rimanere con la posizione, cioè cercare ulteriori mediature, eccetera, può fare ulteriormente male, insomma, perché il mercato si autoalimenta effettivamente anche degli short dei retail, che poi insomma, retail ci sarà anche qualche fondo normale che sia andato short o abbia venduto, eh? Non è che sono tutti sciocchi i retail, perché poi c'è questa storia qui, perché uno tendenzialmente si immagina che i fondi guadagnino sempre, che i retail siano tutti coglioni, che chiunque. Non è proprio così, diciamo, non è proprio così, diciamo che tendenzialmente quando uno opera in borsa e vede dei movimenti molto strani, immagina che i fondi siano ognuno dalla parte giusta e quindi altri no. Talvolta prendono degli insacchi molto importanti anche bravi gestori, i fondi e grandi nomi perché sbagliano, basta segnarsi tutto quello che uno dice, io lo faccio. Intanto faccio complimenti a quello che martedì scorso mi aveva fatto la domanda, io me lo sono segnato e parlava di un DAX potenzialmente novembre-dicembre, mi sembra, sui 13,6, io ho detto, la Madonna, però. Per ora già ha coperto 300 punti, mi sembra, perché a 13.000 ci è arrivato. Per cui questo signore qui io me lo sono segnato e ho detto me lo segno perché gli farò i complimenti dovesse arrivare. Comunque una gran parte di merito l'ha già avuta perché sicuramente se fosse andato long non ha mai sofferto questi 4-5 giorni. Per cui diamo merito al merito. Però torniamo all'operatività. Allora, l'operatività è questa: siamo tutti consci, tutti, tranne chi non valuta il mercato se non in maniera asettica, con dei concetti che non sono spiegabili, perché a me piace anche discutere di qualcuno che anche tecnicamente ti sa spiegare dei concetti, ma l'analisi tecnica tendenzialmente è molto adatta per razionalizzare le entrate e le uscite, per non farti magari andare contro trend in certe situazioni, però non è ampiamente previsiva, perché bene o male c'è sempre un collegamento a una rottura di un supporto o a una rottura di una resistenza e quindi le ipotesi si va su sé, il che è un parlare poi abbastanza comprensibile per chi ci opera e quindi può utilizzare delle razionalizzazioni nelle entrate, nelle uscite, negli stop, quello che volete, ma effettivamente poi non è una previsione perché dal momento che uno dice, secondo me, non so, faccio degli esempi, compriamo Banca Intesa al superamento del 2,40, ecco che può darsi che dal suo punto di vista abbia ragioni per dirlo, cioè che il mercato consolida e vede la possibilità di quello, ci sono delle ragioni, ovviamente te le sa spiegare benissimo. Dal mio punto di vista, evidentemente che ho un'impostazione leggermente differente, cioè dal punto di vista fondamentale come si chiama, della strategia, dell'operatività e di uno scenario sempre rivolto a qualche mese.
meno, cioè se uno entra, mi piaceva l'Enel, uno va all'Omni indipendentemente dal livello che raggiungono, e questa è la differenza. Nel frattempo vediamo che mi sono DAX distratto. mi ha preso Tony, lo short, sul discorso dei retail, sul DAX, allora, a fine mese, verso la fine di ottobre, avevamo l'85% short, adesso è un po' diminuita, siamo sul 70% short, però stavo vedendo il prezzo medio di carico dei ribassisti, cioè questo indicatore va a prendere un po' tutta la media degli short che ci sono al mercato, e appunto dà un prezzo medio di carico. E i ribassisti sono, cioè il prezzo medio di carico è a 12.003. Quindi ci sono molti, come usi tu il termine, Tony, insaccati proprio perché il prezzo medio di carico è quello. Quello di chi è al rialzo un 30%, vedete come continua ad aprire le posizioni vicino al prezzo e siamo a 12.835. Cioè quello che io ho notato un po' dall'operatività che fanno i retail. E che anche se il mercato va dalla propria parte, non mantengono le posizioni, ma tendono comunque a chiuderla appena hanno un minimo di gain, mentre fanno il contrario quando ovviamente perdono e vanno ad accumulare queste posizioni. Questa è però una Ecco. caratteristica che ho notato su tutti gli strumenti, al di là che siano forex, indici, commodities, è proprio una mentalità del retail che si intercetta in maniera molto oggettiva da questo indicatore. Allora, mi dai l'assist per spiegare appunto quello che dicevano alcuni, che è giusto e sacrosanto, ed è anche fonte delle tue principali analisi, del perché quando ci sono troppi short non si può scendere. Cioè, effettivamente io me ne accorgo benissimo, se siamo in compagnia di tante persone, io compreso per primo, sono short, mia amica è short, l'altro è short, Cericola è short, e effettivamente che cosa succede? Che almeno chi somatizzando un po' questo short ti viene un po' l'ansia, e chi ad esempio io in questo momento non ho fatto niente, altrimenti ve lo direi, però ho paura, l'ho detto chiaramente, ho paura anche esprimermi, e qua, di solito ero più gagliardo, partivo con qualche short, stavolta ho paura perché vedete le stranezze di quello che è già successo, improvvisamente hanno fatto rompere dei livelli. Forzatamente, il DAX ha fatto 50 punti in un minuto, il FIB addirittura che ciondolava 22,965 è arrivato a 23,045, 23,90, 23,100 CFB. Perché? Perché c'è lo squeeze short, cioè cosa succede? Che masse di retail mettono, stressati, mettono anche loro il loro short, basta un colpo deciso di qualche centinaio di contratti su dei sottostanti del mercato regolamentato, che automaticamente c'è la cosiddetta carambola, e questo lo faccio, ve lo insegno, cioè non lo faccio io, ma l'ho visto fare e lo fanno. Ci sono delle situazioni tecniche per cui chi compra non gliene frega niente di Renzi, del bilancio, di come sta andando la guerra dei dazi, di tutti quegli altri ragionamenti, non gliene frega niente del trend, della quarta onda, e a un certo punto vede che c'è il 90% di short dei retail. Dà un colpo in sincronia, in tre o quattro fondi danno un colpo importante di qualche centinaio di contratti sui sottostanti, sugli indici regolamentati, e a questo punto creano la cosiddetta carambolata, perché evidentemente chi ha shortato di iniziare il lunedì mattina con una perdita enorme non gli interessa, e quindi va. Di conseguenza si gira come un gatto e va a richiudere la posizione. Quindi in automatico vedete la carambolata che da 13,045, adesso voglio vedere i valori esatti, vi do il regolamentato, togliete 5 punti e vediamo l'indice. Vedete questo che è successo all'unisono su tutti i book. Beh, io vedo Nasdaq, S&P, FIB e DAX, di questa accelerazione importantissima. Aspetta che vado a vedere il grafico con un time frame. Eccola qui. Eccola qui, con un time frame
relativamente modesto, vedete questo colpo che hanno dato alle, diciamo, intorno alle 9 e un quarto, che ha portato il DAX in un time frame di 3 minuti a fare 50 punti, addirittura 60 punti, perché da 13,10 in 3 minuti è arrivata a 13,070. E questa parte, la prima, qual è il giochino? La prima parte la fanno i professionisti, i fondi, secondo me anche in concertazione, e dicono: dai, andiamo a cercare un livello record. La seconda parte la fanno gli shortisti, che inevitabilmente stoppano la loro posizione, o gliele fa stoppare il broker perché sono a corto con i margini, o se la stoppano loro perché giustamente programmano uno stop, e quindi trovano gli stessi autori del primo colpo, quelli che hanno dato la sciafata, la chiamo io, boom, il colpo a 13,10, 13,20, 13,30, si ritrovano a trasferire i loro acquisti che hanno fatto sulla base bassa e gliele vanno a seminare alle rotture degli stop. E questa è la giocata che fanno. Adesso vi spiego un'altra cosa. Avete capito? Per cui, gente, mani forte che si mettono lì, comprano gli short dei retail o comprano gli short anche non dei retail, delle mani forti. Si mettono lì a comprare. Situazione di record storico, paura. Colpo a rialzo di 10, 20 punti, 30 punti per il FIB, 10 per il Nasdaq e 20 di DAX. Carambolata delle chiusure degli short che alimentano ulteriormente la domanda di contratti, e al tempo stesso loro che hanno alimentato la fase iniziale vanno a distribuire i contratti presi 5 minuti prima agli shortisti. Tutto il giochino che fanno. Come si fa a capire se è la fase terminale o no? Questo lo puoi fare o tramite anche un'analisi volumetrica, qualora il picco dei volumi, io non li uso i volumi, però di questo credo molto, qualora ci sia un picco dei volumi, ad esempio in area 13.070 di DAX, in area 8.200 di Nasdaq 100 e in area 23.040 di FIBA. Questo, oppure tramite, bisognerebbe fare attenzione se non dovesse tornare più su questi livelli entro e scendere sotto i 23.000 e consolidare, insomma, ecco che si potrebbe configurare un'inversione, cioè si potrebbe capire purtroppo ex post se questo colpo dato mentre eravamo in diretta sugli indici principali sia o non sia una chiusura di stop. In genere, se è una chiusura di stop, ovvero non è stato autoalimentato per fare una giocata, è una fase di inversione, almeno giornaliera, nelle prossime 4 ore. Se invece sono stati acquisti veri, e questo lo capiremmo solo vivendo, il mercato continua a salire. E quindi questa tecnica che uso io è che se, diciamo, per formalizzare, entro le 9:30 non si raggiungono i massimi che si sono appena visti, e faccio riferimento, scusate, sempre per essere oggettivi a mercato regolamentato, per cui se non si raggiunge 23.045 di FIB, se non si raggiunge 13.070 di DAX, se non si raggiunge 8.204 di Nasdaq, e voi fate riferimento, togliete, aggiungete 5 punti per il DAX, togliete 5 punti per il Nasdaq e aggiungete 50 punti per il FIB, così siamo tutti sincronizzati. Ecco, se no, comunque non si rivedono i massimi entro 3-4 candele a 5 minuti, diciamo 9:30. L'iniziativa short cauta può essere presa in considerazione, però aspettiamo, ecco, questa volta faccio l'analista tecnico, aspettiamo un consolidamento del movimento di smaltimento dello spike. Ecco, questa è una tecnica che uso, Tony, per cui monitora e attento, non fa niente. Dimmi, scusami, Giuseppe. no, questa cosa che adesso hai spiegato si vede molto bene dal Nasdaq, dall'analisi retail, perché eravamo al 98% sui massimi, in area 8.187. Aspettate che mi metto una penna diversa così vedete bene.
E qui eravamo al 98%. Adesso questo spike che un po' ha spiegato Tony la tecnica, adesso siamo al 96%, quindi un 2% è stato buttato fuori dal ribasso. Quindi Poco, poco, Giuseppe, preferivo su sentire. questo, almeno su questo indicatore hanno buttato fuori adesso il 2% di chi aveva gli stop sui massimi. Lo vedete anche qui precedentemente la stessa cosa era successo su 8.000. 69 dove avevamo comunque un'alta percentuale, poi anche lì si è sceso proprio per questa tecnica di buttare fuori chi comunque utilizza gli stop sui massimi e quindi ovviamente chi vengono a mancare delle posizioni short. Poi Perfetto, Giuseppe, replicate questa. No, scusami, Tony, vai. ecco, la volevo ridire perché è abbastanza importante. Ecco, la tecnica la rispieghiamo. Evidentemente qualcuno NASA, non è che uno marca gli stop di noi retail, non gliene fotte niente a nessuno, ci mancherebbe. Però è intuibile che in un momento di massimo storico, su dei nuovi massimi ci sia dello short. A parte che ce lo dice Giuseppe Cirigola, ci parla addirittura di un 98% e di una percentuale altissima anche sul DAX e sul FIP. È intuibile, in questa situazione tu sei coperto dal fatto che se scende, sappiamo che lo shortista tende a guadagnare pochissimo, a chiudere la posizione. Se sale, si chiude, per cui c'è un'autoalimentazione degli acquisti. Evidentemente però, in maniera molto onesta, io non vedo ancora una discesa importante sul tocco del massimo. Vedete che il FIB, il CFD sull'Italia rimane a 22,070. Vediamo che siamo sempre intorno ai 13,050 e vicino agli 8.200 di Nasdaq 100. Quindi non c'è ancora quel consolidamento della giocata, diciamo, della giocata, e potrebbe dare adito a nuove ricerche di nuovi massimi, perché si vede che lo short è veramente tanto. In questa situazione, se uno non è già massacrato dallo short, cerchiamo appunto o di navigare a vista o di dare delle size armatoriali, perché da questi prezzi evidentemente uno esce, ne esce shortando, ma ne esce solo se lo sa gestire con tranquillità enorme, per cui quella size amatoriale, un po' che dicevo l'altra volta, dove uno può anche perdere, sa, fa come una puntata sul Milan-Lazio, sa benissimo che il Milan può vincere o può perdere. Ieri è andata bene alla Lazio, un'altra volta andrà bene al Milan, però dove sostanzialmente sei disposto a perdere per andare a cercare veramente però un movimento di qualche punto percentuale. Tutto qui. Esatto, io un po' quella che sto facendo sul DAX, Tony, io mi sto un po' giocando la news negativa sul lato tedesco, perché adesso siamo sul massimo, tra poco esce, tra una mezz'oretta, ho shortato la prima, come avevo detto, a 13.055, ho messo un'altra sullo spike che ha fatto 13.078. Roberto scrive: Now we can short. Roberto, su quale indice sei entrato short? Sì. Però siamo attenti, cioè, non, DAX, io come le vedi? dico, io ho il coraggio di un leone, però ancora non ho shortato perché magari ho traumatizzato anche da degli short, eccetera, oppure preferisco, ecco, è uno dei rari casi che preferisco avere un consolidamento del non massimo. Per ora resiste, per cui Roberto può farlo benissimo, perché però ancora magari uno scorzetto lo fanno, perché qui sono giochi di bande rialzisti contro ribassisti. Si sa benissimo che tendenzialmente i retail sono più portati a essere a ribasso, perché istintivamente uno basta che legge i giornali sabato, sente Renzi che dice: qui la plastic non si fa, l'auto aziendale non si fa, governa Picco, Conte se ne deve andare, arriva, insomma, sente tutte queste robe. Poi sente i dati della Germania, adesso li sentiremo mi sembra il direttore degli acquisti, no? Il Sì, direttore degli acquisti è un è po' lui. quello che sto giocando sul discorso di una news negativa, di un'uscita del dato negativa,
è andato già a sporcare i massimi prima della news, magari un po' mi fa lo scherzetto. Questo è un dato importante, per cui sente queste notizie che sarebbero coerenti per uno, cioè è logico tentare lo shock, ma è così logico, è così logico che è pericoloso. È stato pericoloso, ma ne puoi avere ragione, secondo me, solo se dai una size che riesci a tenere. E che non ti massacri nell'animo, siccome qui parliamo, chi mi segue, insomma, sa come sono fatto, sono molto sanguigno e so cosa vuol dire perdere e so chi sta sentendoci quanto soffre. Evidentemente, quando si soffre tanto, io per primo vado a chiudere delle posizioni storiche di short, ad esempio, in un momento dove, riflettendoci poi al ritroso dopo un mese, era il momento più inopportuno. E questo te lo fa perché la borsa, che si dica o non si dica, almeno il discrezionale, opera anche in base al proprio sistema nervoso, in base al proprio stress, in base alla propria gestione di capacità di gestire una perdita e anche in base al proprio patrimonio, perché se poi finisce, se va a finire i soldi, poi alla fine lo devi fare per forza, insomma, senza andare a nasconderci. Quindi queste sono situazioni, secondo me, è sicuramente dove uno che short adesso tira un gettone, teniamo la registrazione, a 23.030 di FIB, a 13.050 di DAX, a 8.200 di Nasdaq, ripetiamo i valori perché quando si sentiranno, tiri il gettone, un gettoncino, se lo sai gestire, ne esci fuori per forza. Anche perché, qui facciamo gli ultimi minuti. Se io andavo a leggere, perché io sabato e domenica leggo e scrivo molto, e leggo molto, che qualcuno bravo prevede che, insomma, basta vedere anche le quote degli allibratori, Trump è quotato 2-3, 2-4, cioè diciamo che a Trump il mondo delle scommesse dà meno del 50% di possibilità di essere rieletta a novembre. Se dovesse non arrivare Trump e vincere un democratico, i democratici che ci sono adesso, c'è una tale Elizabeth Warren, che è la favorita dei democratici, o addirittura Sanders, che è chiamato il socialista. Cioè c'è della gente in alternativa a Trump, democratica evidentemente, che è tutto il contrario del rialzo di borsa, perché vorrebbero far pagare le tasse sul buyback, ad esempio, vorrebbero aumentare le tasse sulle grandi company e tassare, vorrebbero creare un welfare importante, cioè tutti quei discorsi che in ambito sociale sono apprezzati e fatti da una sinistra anche seria. Per carità, non voglio entrare, però dal punto di vista dei movimenti di borsa, andiamo incontro al 2020, dove prima o poi verrà fuori questa storia che lo sanno tutti, che se vince uno di sinistra tosta, perché questi democratici che vanno a sfidare Trump sono estremisti, per essere americani sono estremisti, verrà fuori questa storia qui che anche l'America è in rallentamento oggettivamente, di poco, ma gli utili delle ultime trimestrali sono, hanno battuto le aspettative, ma per quella metà che sono usciti sono inferiori a quelli dell'anno scorso, nettamente. La Cina, abbiamo detto che cresce solo, tra virgolette, del 6%, che non si vedeva dal 92, e quindi c'è una recessione sincronizzata. Questa roba qui viene fuori, per cui uno che sa gestire determinate posizioni, adesso 8.200 di Nasdaq, 8, quanto siamo qui, Standard & Poor's, saremo a 3.073, 3.073, ne esce fuori, evidentemente per non uscirne fuori vuol dire che sbaglia il money management o arriva a giocarsi una size così importante da farlo sbarellare di testa. Io sono dei primi, non voglio fare il fighetto, io sono uno dei primi perché a me piace giocare forte e quindi secondo me quella è la vera è quella la cosa vera che ti fa perdere, ma
tra quello che dicevo di Trump, Warren, recessione o rallentamento, qualche guerra dei dazi, che quella è vero che ogni giorno porta su, però ancora non è chiusa. Insomma, tweet, impeachment, c'è pure l'impeachment di Trump, ma tutti l'altro giorno hanno sparato due missili, i coreani del nord verso il Giappone, tutto finito. Boh, non lo so, per me uno ne esce fuori, però la modalità con cui scenderà sarà così strana, così particolare, un gap down notturno, che se tu non ci sei dentro, non lo prendi. E l'abilità sarà quello anche di riuscire a cavalcarlo, e questo lo riesci a fare solo se hai una size modesta. Paradossalmente, io le grosse perdite, parliamo di perdite oggi, la diamo, le ho fatte quando gioco da un contratto o da due contratti. Dico, vabbè, ma c'ho due Nasdaq, e li lascio correre short, e li lascio correre prima 50, poi 100, poi 200 punti. Al punto, alla fine, 200 punti di due Nasdaq sono 8.000 dollari. Qui, ecco. Mentre se magari opero da 7, ho gli occhi così attenti, così vicini al monitor, che magari perdo, ma la stoppo subito. Cioè, ecco, allo stesso modo, capito questo ragionamento, bisognerebbe anche condurre il gain, in questo caso l'opportunità dello short, con una size modesta che non ti disturba, e non avere quell'ingordigia di chiudere, perché anche, per dirti, con un mini FIB, con un CFD da un 2 dollari appunto, da 2 euro appunto, scegliete voi lo strumento. È possibile, se facciamo qualche punto percentuale, una volta che ti fai 300 punti di Nasdaq 100, o 600 punti di FIB, o 400 punti di Nasdaq, di DAX, scegliete voi, o 100 punti di S&P, o 1000 punti di Dow Jones, ho dato tutti i target possibili. Se lo fai con anche il CFD comodo da mezzo dollaro, 1 dollaro, 2 dollaro a seconda, eccetera, alla fine viene tanta roba. A me è successo anche lì, nella storia, di fare delle cose molto importanti, perché lasciavo scorrere, io lo faccio con le opzioni, ma è il discorso lo stesso, delle opzioni grasse da 5, 6, 700 punti, proprio, ma con una size che non mi impegnava. Poi prendi il gusto, vedi il tuo prezzo di carico alto, e questo che scende, scende, ci prendi il gusto, e puoi arrivare ugualmente a dei risultati importanti con delle size moderate. E questo è un trucchetto, non ti fa male se sale, e puoi costruirti. E queste sono occasioni forse importanti. Chiaro che vanno gestite, nel senso che non puoi aspettarti sto robo da qui a dopodomani. No, sicuramente, però andiamo incontro a un finale d'anno interessante, che può anche vedere sostenuti i mercati a questi livelli, che ne so, anche di più. Però poi, prima o poi ne esci, ovviamente devi fare i rollaggi, puoi farti delle mediate, chiusure delle mediate, eccetera. E questo è un po' il modello in cui io interpreterò questo finale d'anno e inizio 2020. Ho perso tutto. Ottimo Tony, in effetti con i CFD comunque si riesce a gestire anche meglio comunque situazioni che possono stressare, come quella di andare ad operare in contrarian sui massimi. Allora, purtroppo ragazzi, è già passato un tre quarti d'ora, lo so, il tempo vola, ci sono diverse domande. Vediamo, ce ne sono un po' allora. Allora, Cesare dice che ha acquistato due long rapina sul FTSE MIB, e quindi penso che già l'abbia chiuso, ok. Poi Paolo, complimenti Cesare per il gain. Paolo scrive: l'oro che tutto sommato si mantiene in alto, può dare indicazioni in questo contesto? Poi sempre lo stesso Paolo scrive: condivido il consiglio, sono short sul DAX da 13.066. E sto pensando di mettere lo stop in pari, ma a temporeggio, CFD ovviamente. Ok, e poi Michele, ti faccio un po' tutte le domande, se poi fai un po' vedi un po' tu in base a quello che già hai detto,
su quale concentrare la tua risposta. Michele, sul discorso che facevi delle opzioni, ti dice: si può aprire uno short comprando put ragionevolmente OTM, rischio veramente limitato con uno stop pari al premio che non potrà mai saltare. E Va poi bene, i allora. complimenti. L'ultimo sul COT, no, rispondo io questo perché era sul discorso dei retail. Non sono indicazioni su COT quelle sui retail, ma sono sui dati presi dai broker CFD che operano a livello globale. Il COT è un'altra cosa che poi faccio, magari poi su Vision Forex alle 11 farò l'aggiornamento per chi vuole seguire. Ok, Paolo, ok, Tony, il discorso sull'oro era abbastanza interessante di Paolo. Allora, sull'oro sì, l'oro sta dimostrando, io più che andare a cercare un ragionamento che l'oro vuole dimostrare che si scenda, non è quello, cioè per carità, per me l'oro è un asset che si sta svincolando, ormai svincolato dall'andamento degli indici azionari, cioè può darsi che l'oro salga e gli indici azionari continuino a salire o l'oro... E scenda l'oro e anche gli indici azionari lo vedo più difficile, però sta a simboleggiare che l'oro è compratissimo, quello sì, cioè è giusto quello che dice sull'oro che può significare qualche cosa, può darsi, sicuramente si cercano sempre delle, c'è talmente liquidità che si cercano sempre delle alternative indipendenti e non correlate ai mercati azionari e obbligazionari e l'oro va benissimo, va benissimo. Ma sta a significare anche che se dovessero scendere i mercati, quando mai scenderanno, se mai scenderanno, l'oro è pronto a fare altri 100 dollari. Ecco, quello lo interpreterei. Ecco, in quel senso lì, cioè non più come parametro per shortare gli azionari, che come avete capito va anche bene, ma proprio come parametro da comprare lui direttamente con CFD o con qualsiasi altro strumento, perché l'oro... Che mantiene questi 1510 con il coltello fra i denti sta a significare tanta, 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 tanta voglia di oro. Ecco, questo è il primo. Il DAX, la domanda era: sì, ho shortato 63, cosa fare? Stop in pari. Non è proprio quello che dicevo io: stop in pari è comodissimo. Ma la view di uno che shorta adesso il DAX l'ha preso benissimo a 13.063. Non è quella, secondo me, di fare il colpo in fradello, lascia scorrere, impari. È quella di shortarla, e mettersi magari uno stop, non impari, perché è probabilissimo che lo vada a fare ancora, ma uno stop magari o giornaliero o anche a 13,2. Cioè, è quello il discorso, altrimenti a mettere questi stop troppo stretti, se la size è di affezione, come avevo chiesto, io preferirei venderlo appunto adesso, stop a 13,2 e take profit a 12,5. Per cui il rapporto rischio-rendimento 150 punti di stop e 500, 600 di guadagno. Questo è già più da affrontare. Mettere lo stop in pari vuol dire andare a cercare probabilmente un pareggio, perché pensare che arriva proprio questo, il momento di massimo sia questo, sì, può succedere, ma succede una volta ogni 10. Poi c'era l'ultima domanda? No, l'avevamo esaurito. Ci Sì, sono, c'era eh? un'altra su Francesco che chiedeva tra DAX, Eurostoxx e FIP quale indice è meglio messo da oggi a fine anno. C'era la domanda sulla put, se aveva senso comprarla, una put da comprare, molto OTM. Allora, la put va bene, sì, va bene di prenderla scadenza, io la prenderei anche la OTM parecchio, così spende poco. L'OTM dipende poi quale indice, comunque anche un 2, 3, 4% OTM, però andrei a cercare una scadenza addirittura trimestrale. Cui potrebbe essere scadenza gennaio, fine gennaio 2020, se la prendi parecchio OTM. Ovviamente se la prendi distante dal mercato risparmi molto, però temporalmente il tempo, più vuoi tempo per gestirla, più costa. Per cui preferirei prenderla lontana, ma a una scadenza discreta, perché poi se dovesse mai scendere,
non te ne frega più niente dell'OTM, diventa ITM e ti diverti. L'ultima cosa, ma tra quei tre qual è meglio? Sono tutti e tre cari, per cui nessuno dei tre risponde così perché... Io a livello di propria operatività, per come intendo io a livello di CFD, ovviamente il DAX è molto più gestibile. Se Francesco è la tua idea quella di andarlo a shortare, perché con le sites ci si può comunque divertire cercando comunque degli short nell'ottica che ha detto Tony, però comunque la gestione della sites è molto diversa. Io non mi avvicino nemmeno al FTSE MIB, perché comunque per me è già un mini FTSE MIB su questo capitale, per me è già troppo costoso e quindi andrei troppo in stress, mentre sul DAX c'è comunque possibilità di andare a dividere le sites. Va bene, allora abbiamo sforato 10 minuti, ma è stato anche oggi molto interessante. E sì, ci sarà la registrazione, quindi poi vediamo se nel pomeriggio sarà disponibile. Allora, io vi ringrazio ovviamente, come sempre, siete sempre in tantissimi a questo evento. Venerdì ci sarà. Tony, sì, venerdì alle 16 c'è l'altro, quindi se vi siete già iscritti a questo non bisogna riscriversi, quindi ci vediamo venerdì alle 16 per fare il resoconto della settimana. Grazie a tutti e vi auguro come sempre una buona giornata e buon trading. Ciao a tutti!